Chiele Fornasier, questa sosta probabilmente arriva nel momento giusto per ricaricarsi e recuperare anche qualche giocatore in vista poi della gara con la Sampdoria. Sì, assolutamente. Viene anche dopo purtroppo un brutto risultato, però come hai detto te è giusto tornare a lavorare e così abbiamo più tempo e anche per recuperare qualche infortunato. Mente fredda, torniamo un attimo a parlare della gara con il Chievo, non è stato il miglior Pescara, probabilmente vi potevate alla fine anche accontentare del pareggio, invece sono arrivati quei due gol nel finale che hanno fatto saltare un po' i piani. Sì, purtroppo sì, però anche, secondo me comunque non avevamo giocato poi così male, avevamo fatto la partita che doveva essere, perché sapevamo la squadra che avevamo di fronte, molto esperta, e poi purtroppo due errori e due gol subiti, però sapevamo che questi erano i pericoli di andare incontro a una squadra così esperta come il Chievo, e d'altronde sono in Serie A da tanti anni anche per questo. Un po' presto per parlarne, però vogliamo già volgere lo sguardo alla gara con i Blucerchiati, una Sampdoria che non è iniziato benissimo il campionato. Sì, ha avuto una flessione di risultati dopo le prime due partite, però comunque una squadra molto organizzata, c'ha parecchi giovani anche la Samp e anche comunque con un mix di giocatori esperti in vari ruoli, e dovremo stare attenti perché comunque è una squadra molto ostica da affrontare in tutti i campi. Al di là dei risultati c'è però un dato positivo, è quello dell'affetto dei tifosi, numerosi anche nella gara con il Chievo. Questa piazza è sempre vicina comunque alla squadra. Sì, assolutamente, e ce ne accorgiamo comunque anche noi giocatori, che anche a fine partita comunque lo stadio era sempre stato pieno, riempiono sempre lo stadio e cantano e ci applaudono anche alla fine, anche purtroppo dopo risultati negativi.